Otranto prova il cuore dove a cercare panico il destro di Fiore. Che gol di Aldo Fiore. Aspetta la palla per l'attaccamo di sinistro. Sto giocando la palla bellissimo. Che gol di Fiore. La finta. Sorrentino. Il destro di Marrone. Garpino sulla volta c'è Garpino, tutto solo Garpino, supera il portiere Garpino, quanti numeri Garpino! Vale, vale, sinistro, di nulla di via! Prodomo! Cosa ha preso? Eccoci qui nella prima giornata in Serie C del torneo estivo, si affrontano la squadra di Molea, Balestra e Co contro gli uomini di Enrico Fasano, la Dinamo, arrivata terza al torneo invernale. Vogliono quindi riprovare una grande impresa. Siamo sulle battute iniziali di questa partita, il punteggio è ancora fisso sullo 0-0. Quando un calcio di punizione per la Dinamo si rivela un'occasione ottima per poter portare in vantaggio gli uomini di Capitan Fasano. Punto di battuta proprio Enrico Fasano col sinistro! La rete di Enrico Fasano! Un mancino che non perdona, già l'abbiamo visto in diverse occasioni, 1-0 Dinamo. Vediamo adesso la reazione. Perrella, tocca per Russo. Russo prova a servire compagni. Poi ancora Ciasullo. Palla dentro a cercare Perrella, c'è Zaffiro che svetta. Attenzione ancora, prova a cercare spazio. Numero 10, ottimo l'intervento di Enrico Fasano che non riesce comunque a rubargli palla. C'è comunque Marco Cedrone in chiusura. Bella partita comunque in queste prime fasi. Allora, dentro ci arriva Russo. Attenzione, Russo domestica la palla. Poi un rimpallo favorisce la squadra del Dinamo. Va Marco Cedrola alla battuta. Cedrola vede e serve Fasano sull'altra fascia. Fasano perde palla. Attenzione, Molea. Poi Perrella. Molea ancora fermato da Fasano. Non c'è niente. Attenzione, prova a ripartire Lorenzo Fasano, vince un rimpallo ancora, serve lungo linea il fratello, poi ottima chiusura di Molea e Russo alimenta l'azione. Lorenzo Fasano ancora troppo alto. Fasano arriva, un po' di difficoltà la difesa, poi Zaffiro sempre Cedrola che non riesce a domesticare la sfera. Se no quest'ultima azione prima di interrompere il nostro collegamento. Andiamo indietro. Russo, torna al compagno. Ora cerca spazio, si allunga troppo. Sul punteggio di 1-0 per la Dinamo, interrompiamo il nostro collegamento. Prima vittoria per la squadra Guagliuro Chiat. Abbiamo davanti alle nostre telecamere Luca Molea, autore quindi della prestazione da migliore in campo in questo 5-1, che in realtà insomma vi ha visto inizialmente partire svantaggiati. Coprilo, bravo Coprilo. Un 1-0 che avete subito insomma nel primo tempo, poi siete riusciti a uscire splendidamente e portare a casa 3 punti alla prima giornata. No, devi dire un commento. È una domanda. Un tema, è un saggio scritto quello di Giorgio. Abbiamo giocato bene, però non siamo riusciti a concretizzare. Faccio cazzo, 5 gol. Ah, poco niente, primo tempo, cioè fino a 10 minuti prima della fine avevamo poco segnato, stavamo prendendo 1-0. Abbiamo fatto 5 gol in 5 minuti. Luca, scusa, posso farti una domanda? Sì, scusami. Puoi giurare fedeltà al Tornio Sannazzaro? Ovviamente, giuro fedeltà al Tornio. Grazie. Sentiamo, adesso ti faccio una domanda io. Dopo il grande rimpianto della finale, perse i rigori nel torneo invernale. Un messaggio alla squadra della piazzetta che avete abbandonato tu e Perrella in maniera molto... Sta come il pazzo, eccolo lì, è lui! Traditore in me! Esattamente. Allora, voglio bene. Ringrazio di... Dai un bacetto. Per avermi chiamato. Che bella, questa è fair play. Però sta segnando solo a portare. Cazzo, non ci puoi segnare. A portare. Ah, buono, segnato. Arrivederci. Grazie ragazzi, in bocca al lupo ai Guagliuro Chiat.